Ciao a tutti gli amici di Serrani.it. Oggi vi parlerò di tre scarpe che abbiamo selezionato per voi, tre scarpe adatte per affrontare gare di ultra trail da 100 km o 100 miglia. Gare come il Tuscany Crossing, come la Bozzuey o come anche l'Ultra Trail del Gran Sasso, quindi tanti chilometri con un dislivello non troppo elevato, quindi gare che sulla carta e sempre dipendentemente dalla preparazione di ogni atleta sono corribili. C'è il dislivello, ma non esageratamente come in certe gare ultra trail che vengono effettuate su percorsi alpini. E comunque non c'è da sottovalutare la difficoltà del dislivello degli Appennini, per dirvela. Comunque, gare che richiedono quindi grande preparazione e anche un'attrezzatura adeguata per affrontare il fondo. Scarpe quindi comode sia da calzare e comode durante il passo, molto protettive, ammortizzanti. Diciamo che queste tre scarpe sono, da questo punto di vista, ben capaci di soddisfare queste esigenze, molto comodi sul piede e molto comodi sotto durante la corsa o il cammino. Sono tre scarpe molto differenti tra loro, accomunate però da una misura che è quella dell'altezza di stacco dal piede al fondo al tallone, che è di 35 mm per tutte e tre. Differente invece il differenziale tacco-punta, che è di 5 mm per la Topo Athletic Ultra Venture 3, di 8 mm per la Saucony Ride 15 TR e di 6 mm per questa Iceberg Arcus. Scarpe abbastanza leggere, stiamo parlando di 275 grammi per la Saucony Ride 15 TR, 295 per la Topo Ultra Venture 3, 310 per la Iceberg Arcus, che è un po' la più pesante delle tre. Queste intersuole, molto differenti tra loro, sono prive di rock plate, di quella piastra protettiva che a volte è messa all'interno dell'intersuola, che la può rendere anche rigida, un po' più rigida, ma più protettiva. Queste scarpe non ne hanno bisogno perché le gomme di cui sono dotate, sia per spessore che per caratteristiche, riescono veramente a proteggere molto bene il piede senza togliere quella sensibilità che può servire soprattutto in discesa. Un'altra cosa che le accomuna è la larghezza nella parte del tallone, nel punto di appoggio per entrambe queste due, e anche per la Iceberg, come vedete. È molto simile, anzi, diciamo proprio identica sotto il tallone, mentre cambia un po' sul resto della superficie. Soprattutto, come vedete, la Ultra Venture ha una zona mediale un po' più larga rispetto alle altre, e questo può essere un po' d'aiuto per chi soffre un po' di leggera pronazione e la rende un po' più stabile rispetto alle altre. Tre scarpe, tre gomme differenti, tre suole differenti. Tre tomaie completamente differenti tra loro, ma non per questo. Cioè, diciamo che tutte e tre riescono a essere comode in una diversa maniera. Tant'è che è difficile, almeno per me, capire quale di queste preferire. La Saucony Ride 15TR è una scarpa effettivamente non proprio da trail, di derivazione stradale, è una all terrain. Al quale, una scarpa stradale al quale è stata fornita un tessuto un po' più resistente, ma che conserva tutte quelle qualità di una scarpa stradale per quanto riguarda la calzata. È veramente molto comoda, è sì compatta, ha anche un buon livello di protezione, è un po' più compatta rispetto alle altre, ma cioè, ci si sta bene, ti fa star bene. Te la senti veramente avvolgente sul piede, è un comfort veramente particolare. E quindi vi dà veramente una gran bella sensazione. Lo stesso anche per questa Iceberg Arcus, che rispetto alle altre ha un tessuto un po' più resistente, ma anche qui abbiamo
una parte anteriore che si compatta ma non è stretta, veramente il piede ci sta molto bene anche dopo tanto tanto tempo ed ha anche qui un livello di protezione dell'asperità superiore rispetto alla Saucony Ride ma anche alla Top Ultramento. Qui il puntale è proprio un puntale quasi da scarpa anti-infortunistica e quindi comodità e protezione. Per la Top Atletica abbiamo una tomaia molto particolare, caratteristica di Top Atletic, con la zona dell'avampiede un po' più larga rispetto alle altre, quindi il pollice proprio non viene nemmeno spostato di un millimetro, sta come deve stare ed è ben molto fasciante per il resto del piede. Quindi anche qui abbiamo un comfort particolare, grande capacità di tutti di fasciare molto bene il piede e di farvi sentire a tuo agio. Mi chiedeste qual è quella che preferisci? No, ve lo saprei dire, mi piacciono tutte e tre. Veramente, vi fanno star bene tutte quante. Ed è anche da quello che è il comportamento durante il passo, certo, qui abbiamo tanta tanta roba. Come scarpa più morbida, sicuramente questa è la più morbida per quanto riguarda il momento di appoggio al terreno e l'ammortizzazione. Diciamo che qui superiamo, andiamo proprio al top, top di ammortizzazione per quanto riguarda le scarpe da trail running. Cioè qui è il massimo livello di tocco morbido a terra, ammortizzazione graduale, molto piacevole. A ruota ci va questa Top Ultramenture, che ha anche questo particolare spoiler che anticipa il momento d'appoggio al terreno. Sotto un certo punto di vista riesce anche a essere, avere un tocco un po' più diciamo wow rispetto a questa. L'ammortizzazione, la fase di compressione è minore ma comunque molto elevata. Questa invece a Spargus rispetto alle altre è un po' più densa. Quindi è ben ammortizzante, è quella che probabilmente si addice di più a un atleta pesante o magari bello carico. È un pochino più rigida, ma se dovessi farvi un raffronto, cioè è già più ammortizzante rispetto a quello che è considerato il paradigma delle scarpe da trail running, che era la Oka Speedgoat. Gli assomiglia tanto, diciamolo, e riesce a essere comunque più comoda. E che dire, ha una intersuola che è un attimino un po' meno morbida rispetto alle altre, quindi un po' più capace di sostenere appunto e di avere una certa reattività. E sul comportamento durante il passo, anche qui abbiamo un comportamento molto differente. Quando andiamo a eseguire la rullata, dopo il momento di ammortizzazione, si sente come una sorta di onda che va a riempire sotto l'arcata del piede, che va poi a, come dire, a aiutare il momento della spinta. Questo forse è dovuto anche al drop maggiore di 8 mm che la rende tra queste la scarpa più adatta ad un ritmo di corsa costante ed elevato, e anche il comportamento della gomma quando va a spingere vi dà quella sensazione proprio di waff, di andare ben in fase di spinta. Quindi una scarpa che più delle altre è comoda e aiuta nella fase della corsa. E anche nella camminata il drop non guasta per chi va piano a camminare. La Top Athletic Ultramenture 3, dopo la ottima fase di atterraggio e compressione, vi dà una capacità di rullata veramente morbida, veramente uff, va via veramente bene il modo in cui atterra e poi aiuta anche la spinta. Anche qui abbiamo una buona capacità del materiale Zifon di aiutare proprio la fase di spinta, e devo dire che questa zona più ampia, cioè, si sente, vi dà una buona sensazione, soprattutto quando andate a ritmi lenti e camminata. Vi dà una stabilità che, ve l'ho detto, se soffrite un po' di pronazione, ecco, qui ci siamo. Rispetto alle altre vi dà un po' più di stabilità in zona mediale. La Iceberg Arcus, dicevamo, è quella che è meno morbida, ma è un po' più reattiva, e la reattività si sente soprattutto dopo aver appoggiato. Si ha come la sensazione che la gomma proprio
In questa fase proprio della rullata, nella prima fase dopo l'appoggio proprio sotto il tallone, ti dia una spinta per proseguire la rullata. Non tanto la fase di spinta, non te la va a aiutare la fase di spinta qui, ma è proprio da qui che ti dà un qualcosa che non si ha nelle altre. È una sensazione molto differente anche qui. E anche qui la rullata va molto bene, aiutata da questa spinta. Quindi abbiamo un passo, diciamo, morbido, ben accompagnato e efficiente. E ricordo una cosa, appunto, che questa qui, per essere più rigida un pochino rispetto alle altre, è quella che, se avete anche un bel carico sulle spalle, lo zaino bello caricato, siete già più robusti, probabilmente si addice più rispetto a queste che sono un po' più morbide. La comodità è tanto, però ci deve essere come un rapporto tra peso atleta e gomma, in modo che non si vada a sprofondare troppo. E che cosa succede se si sprofonda troppo? Si perde un po' di efficienza poi della rullata e del passo. Per questo vi metto in chiaro questo: più peso questa qui, che è un po' più dura, vi assorbe comunque bene, però non vi fa sprofondare e vi dà qualcosa in più rispetto alle altre poi al momento della rullata. Per il comportamento poi passo corsa, diciamo che se correte, questa è la numero uno, proprio questa vi aiuta a correre e anche a camminare, si comporta bene. Queste altre due a ruota vanno bene, però non vi danno quel qualcosa in più che vi dà questa gomma e questo tipo di drop e di geometria. Molto bene tutte quante, sia in fase di salita e in fase di discesa. Diciamo che anche se questa ha un drop maggiore delle altre, riesce a essere molto compensa con questa tanta flessibilità. Vi ricordo che drop maggiore vuol dire che la caviglia ha meno capacità di giocare, quindi è per questo che le scarpe da trail hanno drop spesso 4, 5, 6 mm come queste due, che quindi vi liberano più il piede. Rispetto a quella, sì, sono flessibili, ma non appunto come lo riesce a essere questa, che la flessibilità in questo caso, soprattutto se andate a appoggiare di avampiede o mesopiede, riesce un po' a diciamo a far sentire meno quello che è il gioco del piede dovuto al drop. Ma se dovessi dire chi in discesa di queste qui è la più affidabile, beh, indubbiamente questa ti dà un qualcosa in più, una maggior sensibilità e soprattutto un tocco a terra che è più reattivo e poi ha un grip. Ora parliamo del grip della suola. Qui abbiamo una suola in Power Track Sony che ha dei buoni tasselli da trail running, quindi è una scarpa stradale con una buona suola che vi dà la giusta trazione. È una scarpa che si comporta un po' bene dappertutto. Naturalmente sì, ha dei tasselli profondi, ma se il fondo inizia a essere un po' più morbido, argilloso, magari c'è quello strato di fango, ok, bisogna stare attenti. Questa va già un po' meglio sotto un certo punto di vista, perché ha dei tasselli un po' più cararmatosi, una suola Vibram, una superficie d'appoggio lungo tutto il piede un po' più ampia in questa fase mediale, soprattutto, che può essere d'aiuto anche in fase di discesa sul tecnico quando andate a impattare di zona mediale, e va bene, però ottima, diciamo questa un pochino meglio di questa, ma questa veramente, questa sola dell'Iceback batte tutte, ma non questa, ma batte proprio tutte. Cioè io ho provato anche le VJ Sport che dicono best grip on the planet, ed è vero, finché ho provato questa safe grip, free mind, cioè questa qui proprio quando la mettete ai piedi, qualsiasi situazione di fondo che trovate, qualsiasi situazione, con questa qui andate tranquilli e la vostra mente è libera veramente. Cioè vi dà un'affidabilità di trazione su tutti i fondi e non ce n'è veramente. È da questo punto di vista il top, secondo me, il top in assoluto delle scarpe da trail per quanto riguarda il grip, veramente. Ecco, considerate un po' tutte queste caratteristiche che vi ho elencato, cioè cosa possiamo dire? Allora, molto differenti tra loro, tutte molto comode. Dovessi scegliere
Una di queste per fare queste gare, tipo il Tuscany, la Borsuè, il Gran Sasso, cioè non saprei quale scegliere, veramente. È difficile perché mi fanno stare tutte bene. Naturalmente se fossi un corridore prestazionale, prenderei questa. Cioè, indubbiamente, perché mi dà qualcosa più in corsa che non mi danno le altre. Se cerco la comodità, proprio comodità totale di libertà delle dita, allora prenderei questa. Ma anche queste non mi fanno stare male, cioè veramente. E se voglio il grip, se porca miseria, una giornata, oh, piove, brutto il fondo, andrei sicuramente su questa. Per via del grip, ma anche ci si sta bene, cioè sono cose che vanno valutate, ma fondamentalmente potrei usare ognuna di queste con le dovute accortezze, certo, se c'è il fango, se è il tipo di fango, un po' più piano, per dire. Insomma, uno si adegua e col cervello anche che si corre di fronte alle situazioni. Naturalmente ho detto, questo è il massimo del grip in ogni situazione. Questo è il massimo della comodità per l'avampiede, questo è probabilmente il massimo della comodità durante la corsa, cioè ognuna ha queste sue bellissime qualità. Abbiamo voluto fare anche una specie di confronto a voti che abbiamo pubblicato sull'articolo, sul sito, in cui ci siamo detti, oh, diamo un voto ad ogni caratteristica e a una più dell'altra in certe cose. Ma alla fine il risultato totale di tutti questi voti che abbiamo messo in colonna, il risultato totale è stato lo stesso. Quindi, non, cioè, il motivo, il fine per cui abbiamo voluto fare questo confronto non era tanto decidere quale fosse la migliore, ma quali fossero le differenze fra questi tre modelli. E ci sono, però vi posso dire che ognuno di voi potrebbe benissimo mettere a piedi ognuna di queste, stare bene e correre bene. Con l'unica differenza, e questo lo ripeto, che magari chi è più grosso, chi è più pesante, perché magari è anche più muscoloso e più carico, per una questione di efficienza del passo, consiglierei in questo caso la Ice Bar Arcus, che è meno morbida delle altre e allora disperde meno compressione e vi aiuta un pochino di più l'efficienza del passo. Solo questa come accortezza che posso consigliare rispetto alle altre. Vi ringrazio per averci seguito.